Ho appena finito di registrare il video di King Kong e proprio in quel video abbiamo scoperto che Ubisoft aveva in mano un IP come quella di King Kong. Bah, chi se lo sarebbe mai aspettato? Ubisoft, che ha solamente Assassin's Creed, Far Cry e negli ultimi anni diciamo che le sue IP si sono ristrette. Dovete conoscere il fatto che Ubisoft in realtà ha tantissime IP nel suo zainetto, nella sua faretra, nella sua storicità. E un IP importante che conta quasi 6 capitoli in attivo, più 2 spin-off e senza ombra di dubbio Splinter Cell. Splinter Cell, titolo, il primo uscito nel 2002 per Xbox, PlayStation 2, GameCube e PC, fu un titolo futuristico. Fu un titolo di spionaggio davvero fatto bene, dove lo stealth, la storia era davvero il punto cardine di tutto. Poi pian piano un attimino queste ambientazioni, questo gameplay ha iniziato in qualche maniera a venire potenziato, sicuramente per i primi 3 capitoli, per poi prendere una deriva molto più action sugli altri 3 più vari altri spin-off che avevano sempre nel nome Tom Clancy Splinter Cell, ma erano avventure parallele con gameplay paralleli. Insomma, morale della favola, Ubisoft ha in mano tantissime IP e queste IP sono nel cuore di molti videogiocatori. La vera domanda è: cosa vuole fare? Beh, sappiamo che Ubisoft ha in mente di rispolverare Prince of Persia, che non è altro che il padre, senza girarci intorno, di Assassin's Creed, il primo Prince of Persia, Sand of Time, un attimino scomparso dai radar, ma sicuramente dovrò farci un video adeguato. Un'altra IP è appunto amata e senza ombra di dubbio questa qui, quella di Splinter Cell, e il remake è già stato annunciato ufficialmente in mano a Ubisoft. Ma cosa sappiamo di questo remake? Che fine ha fatto? Che cos'è Splinter Cell? Beh, proprio pochi giorni fa, finalmente Ubisoft ha fatto uscire alcuni tweet nella quale dice: il videogioco lo stiamo riscrivendo completamente. E sì, non abbiamo abbandonato il progetto di fare il remake di questa saga. Io sono qui a raccontarvelo, sono qui a raccontarvi Tom Clancy Splinter Cell. Benvenuti su Top of Gaming. In questo preciso momento state vedendo ciò che è davvero il gameplay di Splinter Cell. E dobbiamo anche partire da un presupposto. Ubisoft utilizza Splinter Cell, traducibile come cellula fantasma, per i suoi videogiochi a base stealth. Non a base action, ma a base stealth. Chi è il nostro Sam Fisher? Non è altro che un Navy Seal che ci racconta di terrorismo, ci racconta di quello che fa, delle missioni. Insomma, essenzialmente c'è una lore abbastanza fitta all'interno dei Splinter Cell, che pian piano viene narrata e pian piano diventa sempre più grande. E dopo parleremo anche della sequenza che avete appena visto. Comunque sia, essenzialmente però non è un'idea frutto della mente di Ubisoft, è un'idea nata da Raymond Benson, pseudonimo di David Michaels, che appunto ha creato i romanzi di Splinter Cell. Ubisoft si è accaparrato a gran voce quei nomi, quella proprietà, e ha creato una pletora enorme di videogiochi. Non solo questi, ma abbiamo anche degli strategici, abbiamo dei veri e propri sparatutto. Ma oggi ci concentriamo su Splinter Cell, che ribadisco vede i suoi capitoli. Nel 2002 con Splinter Cell, 2004 Pandora Tomorrow, 2005 Chaos Theory, l'apoteosi dello stealth. Dopodiché iniziamo ad andare un attimino su una deriva più action con Double Agent, Conviction e Blacklist del 2013, quindi 10 anni fa, per poi completamente sparire perché gli ultimi titoli che vi ho appena elencato non andarono bene in termini di vendite.
Bene, dobbiamo tornare indietro a quel 2002 e gustarci e capire perché abbia avuto così tanta fortuna. Perché essenzialmente si basava e dava significato ad una storia. Il nostro Sam Fisher era dentro a una storia, una lore abbastanza intrigante, quindi c'erano cospirazioni, c'erano agenzie internazionali, c'era il terrorismo, ma non c'era solo quello, c'erano anche delle meccaniche di stealth davvero molto interessanti. Alcune le stiamo vedendo in questo gameplay, e queste meccaniche non erano proprio action spara, ma avevano lo slow motion in determinate situazioni, in determinati ambienti, ma avevamo un'interazione importante con tutto ciò che è il mondo. Avete visto che il nostro Sam Fisher ha sparato all'acqua un proiettile elettrico e ha stordito i nemici che erano sopra una pozza. Aveva la possibilità di arrampicarsi, prendere i nemici, trascinarli giù, ha la possibilità di uccidere o ha anche la possibilità di stordire. Ma il nostro Sam Fisher è un grande arrampicatore, quindi ti puoi muovere nella mappa, non per forza nella strada, ma puoi utilizzare, che se no, una grondaia, e ricordarsi soprattutto che stiamo parlando di una spia e quindi le missioni erano prettamente notturne, e quindi il gioco di ombre e luci erano davvero molto importanti. Che ne so, sparare a una lampadina o sparare a un generatore faceva piombare tutta la stanza nell'oscurità più assoluta. Con il tuo visore notturno ti aggiravi e cercavi di prendere questi nemici che iniziavano ispezionare la stanza con le torce. Oppure avresti potuto tranquillamente iniziare a creare delle trappole, oppure il gioco ti avrebbe premiato ancora di più se tu non avessi sparato neanche lontanamente un colpo. Insomma, non è esattamente come un Deus Ex dove tu hai la possibilità di scelta, è una possibilità di scelta legata principalmente ai fattori stealth. Vedete, in questo caso abbiamo il nostro Sam che entra in questa tenda, ma voi non potevate tranquillamente passarci attraverso, potevate tranquillamente studiare il percorso delle persone e potete tranquillamente non sparare un colpo. Insomma, essenzialmente Splinter Cell era l'apoteosi dei giochi stealth, e poi pian piano, come vi ho già detto, si è persa, l'IP è andata perduta, forse un po' troppo sfruttata, dato che appunto vi ho raccontato di ben 6 titoli sviluppati in 10 anni. Quindi comprendete che sì, ne sono stati fatti tanti, e la serie non è riuscita a rinnovarsi di capitolo in capitolo. Una cosa è certa, le IP ci sono, i remake possono venire fatti, e Ubisoft ovviamente prende il primo capitolo del 2002, prende il primo capitolo di Prince of Persia e vi dice: lo stiamo rifacendo. Cosa vuol dire? Vuol dire proprio completamente rifare, devi utilizzare un nuovo motore grafico. Probabilmente si vocifera ad un Unreal Engine 5. I tweet di Ubisoft dicono che recentemente è stato finito di buttare giù il copione, la storia, che essenzialmente è uguale, ma sono stati aggiunti linee di dialogo, sono stati aggiunti personaggi, sono state aggiunte sequenze. Ora arriverà il momento nella quale il gioco entra nella sua progettualità vera e propria, quindi una riscrittura completa delle mappe, una riscrittura completa delle telecamere e delle possibilità di gameplay, che stando a quanto dice Ubisoft saranno circa meno quasi uguale, ma cercheranno di dargli più visibilità o allo stesso tempo darvi più possibilità di gameplay. Vi voglio ricordare inoltre che questo videogioco sarà un'esperienza completamente e totalmente next gen. Infatti, sebbene si parla già del 2025, poco da dire, Ubisoft non ha nessuna intenzione di far uscire questo videogioco sulle console old gen, per cui è già stato confermato PlayStation 5, Xbox Series X e PC.
Ora, per concludere il video, la domanda è: cosa pensate di questa operazione remake dei titoli di Ubisoft? Senza ombra di dubbio è un'operazione di nostalgia che piacerà a chi ha giocato questi videogiochi e può essere un'occasione ghiottissima per chi non ha mai visitato e vissuto l'esperienza dei Splinter Cell e dei Prince of Persia, gameplay, no? Rivisitati o che comunque ci hanno fatto emozionare. Ecco ragazzi, lascio a voi larga sentenza, è ancora troppo presto per definire e per poter dire i progetti del genere dovrebbero essere lasciati in pace oppure no. Dobbiamo ancora vedere il primo remake in mente di Ubisoft, che è appunto Prince of Persia The Sands of Time. Quando avremo quel progetto in mano, finalmente riusciremo a comprendere che cosa vuole dire Ubisoft con il suo progetto remake. Spero vivamente che sia un'esperienza ghiottissima per tutti i videogiocatori. Ma ditemi la vostra, ma soprattutto vi aspetto in un prossimo mega video. Come si fa? Ragazzi, ma è semplice, ve lo dicono tutti i canali! Un like e un'iscrizione. E noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!